Perché questo giovanotto si chiama William Patrick Hitler ed è un Hitler. nipote di Adolf Hitler. E la cosa straordinaria è che questo nipote di Hitler è diventato cittadino americano e ha prestato servizio nella Marina americana durante la Seconda Guerra Mondiale. La cosa sta così: lui era figlio di un fratello, di un fratellastro di Hitler. Il papà di Hitler era un tipo turbolento, ha avuto tre mogli e ha fatto figli con tutte e tre. Poi molti di questi fratellini e sorelline di Adolf Hitler sono morti già da bambini. Sa che la mortalità infantile nell'Ottocento era ancora un problema drammatico e uno non può fare a meno di dirsi fosse morto lui, Adolf. Invece no, lui è sopravvissuto. Ed è sopravvissuto un suo fratello maggiore che a un certo punto è emigrato in Inghilterra. Siamo ancora prima della Prima Guerra Mondiale. Il fratello Hitler sposa una ragazza irlandese, si stabiliscono a Liverpool. E nel 1911 nasce appunto William Patrick Hitler. Patrick, tipico nome irlandese. Poi succede che il papà però abbandona la famiglia, torna in Germania, non si vedono più per un sacco di anni, c'è la Prima Guerra Mondiale. Negli anni 20 il papà del nostro William Patrick si rifà vivo e propone di rivedersi. E quelli sono gli anni in cui lo zio Adolf sta facendo carriera. Nel 1933 lo zio Adolf va al potere in Germania e William Patrick pensa che magari potrebbe anche approfittarne. Lui ha 22 anni, fa il commesso di libreria a Londra e aspira a qualcosa di meglio. E quindi dice di tornare in Germania. Proprio così, torna in Germania facendosi un sacco di aspettative. Ma lo zio Adolf non aveva l'abitudine di favorire i parenti. Vabbè, gli piove fra capo e collo questo nipote, gli trova un lavoro come venditore di automobili. E il nipotino non è contento. Gli trova un altro lavoro in banca, non è contento. A questo punto ci sono voci che dicono che il nipotino ricatta lo zio Adolf minacciando di rivelare segreti scandalosi di famiglia. Cioè? E sa che c'è tutta questa leggenda per cui Hitler avrebbe avuto degli antenati ebrei. Cosa che per loro ovviamente sarebbe stata scandalosa. Va detto che sono tutte leggende, non c'è niente di sicuro, e nemmeno che il nipote abbia ricattato lo zio non è sicuro. Ma il fatto è che nel 1938 lui se ne torna in Inghilterra e rilascia un'intervista a un giornale sotto il titolo Perché odio mio zio?